mare Mediterraneo, sul canale Sicilia, si muore e si nasce, c'è una spinta inarrestabile sulle nostre coste, i sindaci hanno, diciamo, si occupano dell'accoglienza nelle città. Virginia Raggi, se diventerà sindaco, sarà un sindaco dell'accoglienza o dei, come dire, degli sgomberi? Guardi, i sindaci, come ha detto bene lei, si occupano dell'accoglienza. Tutto questo però va fatto in un modo diverso da come è stato fatto fino adesso. A Roma Mafia Capitale ha gestito l'accoglienza. Ricordiamo sempre le frasi di Buzzi che non dobbiamo dimenticare mai. I migranti rendono più della droga, cioè le persone erano usate per fare soldi. Allora l'accoglienza non è. E lei che idea diversa, scusi? Beh, sicuramente bisogna andare a incidere innanzitutto sul piano nazionale, e su questo il Movimento 5 Stelle in Parlamento ha presentato una risoluzione, peraltro approvata da tutti ma non applicata da Renzi, e questo è gravissimo, approvata da tutti innanzitutto per contrastare il regolamento di Dublino 3, ossia quello che prevede che il paese che accoglie sia poi il paese che debba gestire i migranti. E devo dire che il regolamento è stato approvato e promosso da tutti i partiti, anche la Lega, che oggi tanto si scaglia contro, e poi soprattutto per ristabilire il rispetto delle quote, perché l'Europa non esiste solo per tagliare le pensioni, non esiste solo per stabilire le quote del latte, ma deve anche essere un'Europa accogliente nei confronti di questi migranti che scappano da guerre, che molto spesso abbiamo provocato e contribuito a provocare anche noi con delle politiche nazionali e internazionali. Ma la parola diversa da quella della Lega? Forse troppo espansionistiche. Noi dobbiamo accogliere, ma questo deve essere fatto da tutta l'Europa. Senta, c'è una cosa che sta facendo, diciamo, ovviamente discutere molto. Annunciate che metterete gli assessori a tempo, ma che senso ha un assessore a tempo? No, guardi, purtroppo, come spesso accade, la stampa ha un po' giocato come sempre, questa cosa. Noi abbiamo un solo assessorato di scopo, che riguarda la riorganizzazione delle partecipate, che noi intendiamo portare a termine entro la fine della consiliatura. Questo sia perché ce lo dice il buon senso, sia perché ce lo dice la legge. Qual è il problema delle partecipate a Roma? A Roma abbiamo circa 80 società e partecipate di primo, secondo e terzo livello, quindi vuol dire società che partecipano ad altre società e che dovrebbero servire, erogare servizi alla cittadinanza. I servizi non li vediamo ovviamente, però sentiamo il peso dei costi. 1.700.000.000 di euro l'anno di bilancio di Roma Capitale va per tenere in vita questa società. Ma che serve questo assessore a tempo? Allora, che cosa serve? Serve per riorganizzare il panorama di queste 80 società, a razionalizzarle, riorganizzarle. Quando avrà finito, l'assessorato avrà raggiunto il suo scopo. Esiste, le pensi, guardi, le faccio, dopo le faccio ci sarà più l'assessorato perché tutto sarà perfetto. Non dico che tutto sarà perfetto, non abbiamo la bacchetta magica, ma innanzitutto dobbiamo riorganizzare, perché 1.700.000.000 euro a fronte di zero servizio, o comunque di servizi molto scarsi, è intollerabile. Dice il sindaco di Bari, guardi, chi parla di assessore a tempo non sa che cosa vuol dire fare il sindaco. Guardi, mi faccia fare un esempio. C'è una società a Roma che si chiama CIF, Centro Ingrosso Fiori, che è nata per vendere piante e fiori. In circa 10 anni di attività non ha mai né comprato né venduto un fiore. In compenso ci costa qualche centinaia di migliaia di euro ogni anno. Allora lei capisce che se questo è uno degli esempi, perché è uno tra tanti, ma lei ha moltissime ragioni, perché ci sono dell'assessore col timer, che è un po'. Non è più l'assessore col timer, è un assessorato che avrà l'unico obiettivo di riorganizzare questo panorama di società partecipate. Ripeto, ce lo dice anche la legge, ce lo poneva al Salvaroma. C'è un tema. Quindi però, quando riusciremo a chiudere la sua missione, le varie partecipate continueranno a rimanere in carico agli assessorati di riferimento, quindi AMA continuerà a essere gestita dall'assessorato sulla Però c'è un tema che mi ha colpito, una questione: l'annuncio degli assessori a tempo l'ha fatto dell'assessore a tempo, vabbè. Allora su. Ho capito, ma se tutta la stampa italiana ha capito questo, o tutta la stampa italiana ce l'ha con lei, o forse vi siete spiegati male. Io mi sto spiegando oggi, mi sono spiegata con un video, quindi la mia domanda io è cerco di aver chiarito, quindi almeno dica un assessore di scopo. Se vuole chiamare un assessore a tempo, ed ha un obiettivo ben preciso. L'annuncio dell'assessore di scopo l'ho fatto Luigi Di Maio. Sì. Allora, il cittadino romano si domanda, ma se vince la Raggi, chi prende le decisioni? La Raggi, il direttorio vicino alla Raggi, il direttorio con Di Maio, Di Battista o Fico, la Casaleggio Associati, il garante. Lei ha ragione. Non si capisce bene. Ma lei ha ragione. Questa domanda risponderò per l'ennesima volta. Il sindaco viene eletto dai cittadini e risponde ai cittadini, quindi è evidente che deciderò io. Perché continuate a giocare? Perché l'ha annunciato Di Maio allora?
Ma perché Di Maio sta semplicemente ha risposto a una domanda che gli è stata posta. Ma secondo lei, quando Marino governava, chi decideva? Lui o Buzio Carminati? Lui o Renzi che gli ha posto la sedia addirittura part-time? Eh beh, considerando che dalle intercettazioni si vedeva che Buzzi e Carminati telefonavano ad alcuni consiglieri e chiedevano di portare in aula, di calendarizzare alcune delibere su dei bilanci. Vabbè, ma su questo sentiremo Roberto Giacchetti. No, ma sentiamo, cioè, abbiamo anche già visto. Senta. Quindi le posso assicurare che la Raggi deciderà. La Raggi decide lei. Ma certo. Senti, ma tutto la... Se volete giocare, io... L'organizzazione 5 Stelle è un po' diversa da quella dei partiti tradizionali, sì, è un po' più, diciamo, è un po' più lineare. Lineare, però pone qualche domanda. L'Espresso le ha detto: se è indagata su richiesta di Grillo, me ne andrei. Poi ha corretto il tiro. No. Ci può fare chiarezza su questo punto? Le arriva un avviso di garanzia, è indagata, chi decide per lei? Decido io, decidono i cittadini, infatti l'articolo credo 9 del codice etico esplicita molto bene questo passaggio. Qualora un portavoce sia indagato e i cittadini romani, quindi gli elettori, ritengono che per questo avviso di garanzia si deve dimettere, perché evidentemente l'avviso di garanzia ha anche un peso importante, allora il portavoce si deve dimettere. Quindi i cittadini romani decideranno? I cittadini romani. Non il garante. E attenzione, attenzione, ove i cittadini romani chiedessero al garante, quindi sono sempre loro, su impulso dei cittadini, chiedessero al garante di chiedere le dimissioni del portavoce, il portavoce, sempre su impulso dei cittadini romani, tramite il garante, si dimetterà. Posso chiedere perché per Pizzarotti non si è seguita questa trafila? Guardi, la situazione di Pizzarotti non la conosco bene perché, come sa, sono in campagna elettorale su Roma e francamente però sono molto... Però non c'è stata questa trafila. Io so che Pizzarotti ha omesso di dichiarare di aver ricevuto un avviso di garanzia e questo per noi è una violazione delle regole sulla trasparenza. Ma non sono stati i cittadini di Parma, però è stato il garante direttamente. Qui c'è stata la violazione di un principio che per noi è importante, quello della trasparenza. So che talvolta è un po' complesso da capire perché siamo abituati purtroppo alla gestione, ma anch'io, la gestione è un po'... Una cosa rapida, il vostro codice di comportamento prevede all'articolo 7 che le nomine dei collaboratori dovranno preventivamente essere approvate a cura dello staff coordinato dai garanti del Movimento 5 Stelle. No, semplicemente, semplicemente guardi, funziona così, io decido gli assessori, siccome come lei sa molto bene, esaminare tanti curricula non è una cosa semplice e vogliamo poter esaminare i curricula con la maggiore attenzione possibile, lo staff che io ho scelto, di persone che io ho scelto, mi sta aiutando nella selezione, nella scelta, nell'esame di questi curricula e stiamo cercando, vedendo, considerando tutte le esperienze, quindi sa, credo che quattro occhi guardino meglio di due, sei meglio di quattro e quindi avere la possibilità di avere persone delle quali che mi aiutano a visionare. Quindi lei quando in corso dovrà scegliersi per esempio un collaboratore dovrà comunque sempre passare attraverso questo, bene, considerando che a Roma c'è staff. Stata, considerando che a Roma c'è stata Mafia Capitale e che purtroppo molte persone sono state coinvolte da giri poco chiari, io credo che avere la possibilità di avvalersi di persone di fiducia che sono già note a tutti, ecco questo è importante, persone di fiducia note a tutti che mi possono aiutare a scandagliare il passato di alcune persone, io credo che sia garanzia. Comunque c'è lo staff che le dà una mano, che mi dà una mano. Bene. Ma viva Dio, viva Dio. Allora senta, ma e tra l'altro guardi, le dico una cosa. Sapere che queste persone, sapere già oggi chi sono queste persone, cioè consente a tutti di capire come lavorare. Senta, lei ha detto che vuole ridurre il numero dei dirigenti delle municipalizzate, conferma? Di fatto già adesso si sta procedendo da a una riduzione del numero dei dirigenti. Sicuramente le municipalizzate devono essere riorganizzate, esattamente come le altre partecipanti. Ma lei intende ridurre il numero dei dirigenti? Vedremo quello che sarà necessario, sì. Ma lei si è fatto un'idea di quanti sono i dirigenti in sovrappiù? Ma ogni società ha le sue particolarità, se vuole i numeri le porto una tabella. Quindi ancora non ha un'idea chiara su questo? Ce l'ho ma non le so dare i numeri a memoria. Comunque licenzierà qualcuno? Sono 80 partecipate, lei pensa capisce di licenziare dei dirigenti? Penso di riorganizzare. No, mi dica se licenzio o riorganizzo, è una cosa diversa. Infatti riorganizzo, quindi proprio perché è una cosa diversa. Quindi i dirigenti non verranno licenziati? Verranno riorganizzati. Senta, fra le proposte che hanno un po' fatto discutere, la funivia...
a Roma, l'introduzione di una moneta alternativa solo a Roma e l'incentivo dei pannolini di stoffa. È soltanto folklore o c'è qualche cosa di serio? Allora, innanzitutto faccio notare che tutte queste misure sono state adottate sia già a Roma o sono state proposte già a Roma e sono già vigenti in altre, già esistono in altre città europee. C'è la famiglia, c'è già a Roma? A Roma c'è stato un progetto portato avanti da Veltroni che non ha suscitato tutte queste polemiche, ma quando le cose le propone la Raggi ovviamente diventano motivo di dileggio, ma lo so, no, in questo momento c'è questa contrapposizione e la accetto, va benissimo. Allora, la funivia, vede, in tantissime città europee del mondo, mi faccio riferimento a Londra, faccio riferimento a Barcellona, faccio riferimento a Medellin e di prossima apertura sarà quella di Berlino, si sta iniziando a capire che per la mobilità bisogna costruire verso l'alto. Allora io dico semplicemente, c'è stato un comitato di cittadini molto attivi, molto attenti, di una zona di Roma abbastanza isolata che è quella di Casalotti nella zona dell'Oceano. Dica solo, ci sarà una funivia che va da Casalotti? Che ha proposto per superare il problema del traffico nel momento in cui non si può prolungare la metropolitana per arrivare fino alla loro periferia, non si può instaurare, non si può mettere un tram. Loro hanno proposto una funivia per arrivare o al capolinea della metro A più vicino, oppure addirittura su una fermata della metro. Per me è una proposta importante. Per me è una proposta importante da prendere in considerazione, visto che già molte altre città europee la stanno attuando. Sento, Olimpiadi nel 2024 a Roma, mi dica soltanto sì o no. Prima ha detto di no, poi però ho visto Malagò e forse ha cambiato idea. Il suo orientamento qual è? Il mio orientamento è molto chiaro. Oggi Roma probabilmente non può permettersi le Olimpiadi. Il mio probabilmente è dato da una serie di dati storici. Vede, le Olimpiadi, quando ci sono state, hanno sempre generato un surplus di costi che sono andati a carico della città ospitante. Allora, Roma ha un debito mostruoso di 13-16 miliardi di euro, ancora dobbiamo esattamente capire la quantificazione. Ha una gestione della cassa capitoline terrificante, con uno spreco di oltre 1.200.000.000. Quindi io ritengo che oggi sia criminale iniziare a parlare di Olimpiadi quando Roma muore affogata di traffico, di buche. Il problema non si prima pensiamo all'ordinario e dopo ancora pensiamo allo straordinario. Senta, è molto preciso, prima pensiamo all'ordinario e poi pensiamo allo straordinario. Poltrona, per cortesia, ieri hanno messo una poltrona vuota, domenica live. Mi dice perché non fai confronti con gli altri candidati? Allora, ma questo è un vizio che hanno tutti quelli che sono in testa ai sondaggi, eh? Ce l'ha lei, ce l'hanno i detti allora, noi vorremmo avere dando una notizia un po' non perfettamente corretta, mi non l'ha mai fatti. Alto. Innanzitutto nella città di Roma sono stati effettuati tantissimi confronti all'interno di organizzazioni, associazioni, cittadinanza che chiedeva confronti, io sono praticamente sempre andata. Io parlo con gli altri ma candidati. Ma io sto finendo di rispondere e molto spesso gli altri candidati non si sono presentati. Io non mi sono mai sognata di fare una cosa così meschina come Tizio scappa, Caglia scappa, che sarebbe stato facilissimo. Mi sono semplicemente attenuta a quello che erano le regole, sono andata, ho parlato di temi e loro non sono venuti. Detto questo, in realtà lì secondo me la D'Urso si è un po' confusa, perché allora forse di poltrone vuote ne avrebbe dovute mettere due, visto che c'è un altro candidato sindaco importante che non è stato invitato, però, e tanto è vero, ha fatto l'esposto, la Dorina Garante. Andremo domani a fare un confronto televisivo, perché per noi è importante confrontarsi sul merito. Glielo sto spiegando, mi fa parlare? Prego. Grazie. Domani ci saranno delle regole. Domani ci saranno delle regole molto precise per quanto riguarda i tempi di risposta e ci si atterrà ai contenuti. Si eviteranno quelle che sono i confronti nei talk show dove le persone sono abituate a parlarsi sopra l'una con l'altra. Credo che francamente questo modo di fare confronti nei talk show sia stancante. I cittadini vogliono sentir parlare di contenuti e non vogliono sapere chi ha la voce più grossa e chi urla di più. Mi limito a dire, ma è una polemica che ho fatto con tutti gli esponenti dei partiti, che noi abbiamo proposto un confronto a lei e come a tutti gli altri, chiedendo anche quali regole fare, quindi con qualunque tipo di regola, anche con le clessidre, ma avete sempre risposto no. Ma comunque, vabbè, questa è una polemica che, ripeto, faccio con tutti, chiunque sta in testa si sottrae, e questo vale per tutti i partiti. Non mi sono mai sottratto. E questa cosa è una cosa che, insomma, come sempre piace. Grillo ha detto: se la Raggi non vince mi do fuoco in piazza, ovviamente scherzava. Si sente la responsabilità di una sfida, diciamo, che secondo molti è più facile vincere che perdere? Sento
sento la responsabilità di un grande passo, di un grande cambiamento, e devo dire che sono pronta, perché dopo aver vissuto in questa città e aver visto il continuo peggioramento di tutti i servizi e della città stessa, dopo essere stata 3 anni all'opposizione e aver visto come lavorano gli altri partiti, io le posso dire che oggi il Movimento 5 Stelle è davvero l'unica alternativa. Grazie Regina Raggi. Burocrazia, uno scandalo incredibile, e poi Roberto Giachetti qui a rispondere.